Primi trasferimenti di pazienti affetti da Covid-19 provenienti dall'azienda Moscati presso cliniche private. A dare la disponibilità sono state la Casa di Cura Santa Rita di Atripalda e la Casa di Cura Villa Maria di Mirabelle Clano. La prima, con 10 posti letto per pazienti ancora positivi ma in condizioni di salute discreti, sempre alla clinica Santa Rita. Poi ci sono anche 50 posti letto per pazienti Covid clinicamente guariti ma in attesa dell'esito dei 2 tamponi di verifica. Nella struttura di Mirabelle Clano invece sono 32 i posti letto disponibili ma solo per i clinicamente guariti. Intanto al Moscati via libera ai test rapidi sul personale, come spiega il manager Renato Pizzuti. Voglio annunciare che abbiamo attivato il protocollo d'intesa tra Regione e AIOP, grazie al quale siamo in grado di trasferire pazienti Covid nelle case di cura appunto del territorio irpino. Abbiamo poi avviato il protocollo per la sorveglianza del personale sanitario con test rapidi. Questo protocollo avrà inizio operativamente domani, venerdì. Questi test che sono stati consegnati sono 2000 e verranno impiegati appunto per monitorare le condizioni di immunologiche appunto del personale in servizio, sia Covid sia abbiamo deciso di ampliarlo anche ai reparti non Covid. A tracciare un quadro dei ricoveri invece è il direttore sanitario Rosario Lanzetta. Attualmente i pazienti sono ricoverati per Covid sono 79 e di questi diciamo dobbiamo aggiungere 6 pazienti trasferiti alla clinica Santa Rita. I deceduti sono 21 e in attesa dell'esito del tampone 18. Un terzo paziente è stato estubato ieri praticamente presso la rianimazione del Moscati e è stato ulteriormente rimodulato il percorso presso il pronto soccorso alla luce anche del numero di pazienti che afferiscono praticamente al Moscati e quindi alla curva epidemica. Per quanto riguarda anche il personale, da segnalare che ieri sono stati messi in servizio 13 infermieri, un pneumologo a contratto libero professionale e 2 anestesisti dal laboratorio in essere del concorso per anestesisti in essere presso il Moscati. Da considerare anche un'iniziativa direi positiva del dottore Leo, neuropsichiatria infantile, che offre una consulenza e supporto psicologico sia agli operatori del Moscati, sia ai degenti e anche ai adolescenti e ragazzi che hanno problemi di tipo comportamentale, ovviamente con una metodica telefonica tramite Skype.